ragazzi, sono tornata in moto e queste gomme vanno dove vogliono loro, ma finalmente! Chissà perché siamo qui, chissà perché, chissà perché saremo qui, mica perché è arrivato il fatidico giorno del cambio gomme. Ebbene sì, perché queste non tengono più una sega. E comunque meu, spipolucci, c'ho la moto che tira tutto a destra, sinistra, boh, non lo so, va un po' a c***o. Comunque secondo me le gomme sono tutte spiccicate da una parte. La mia idea è quella lì, che secondo me sono tutte belle spiccicate da una parte. Comunque sono in ritardo, clamoroso. C'ho l'orologio che mi segna 2 ore più avanti di quello che dovrebbe. Tutto molto bene, insomma. Come se tutto non bastasse, sto anche testando i guanti nuovi, che devono ancora prendere un po' la forma delle mie mani, essendo molto pellosi. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. E io ho scelto la tangenziale per rimanere bloccata, no? Sembra giusto. 2000 years later. Chissà che gomme metterò. Quanto tempo era che non ti usavo. Bellissimo lei. Guanti nuovi, casco nuovo. Ve lo lascio in sovraimpressione, fighissimo. E in più quando lo mettete, cosa ancora più figa, sa, avete presente l'odore delle auto nuove? Ecco, ha quell'odore lì. Direi di proseguire in tangenziale io. Ci vediamo là, va? La 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 gomine nuove, la 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 gomine nuove. Sono troppo contenta. Se poi questo decide dove cazzo vuole andare, mi fa anche un piacere. Sono abituata a girare con le pit bike, non sono più abituata ad avere la moto così alta, aiuto! Sembro una povera cretina. Comodini sti guanti comunque, tengono anche caldino anche adesso che fa freschino, perché comunque ci saranno 15-16 gradi. Non male la cosa, non male, mi piace sta cosa. Brava Dainese su questi guanti, brava Dainese. La misura è top, molto bene, molto bene. Meglio di così non se può. Peccato per gli stivali, devo trovare una soluzione per gli stivali. Poi vi spiegherò anche il problema degli stivali. Ma oggi è giornata gomme! Siamo quasi ragazzi, siamo arrivati, agli avanti. Vediamo se mi ricordo dove. Sono un po' impedita io, ho il senso dell'orientamento di un opossum in coma. Come parlo male, mi vanno le guance in mezzo ai denti perché c'ho il casco stretto che mi preme. Sembro una cretina quando parlo. Eccolo, eccolo, Clastidium, gommista. Se volete le gomme a un prezzo straordinario, venite qui da Clastidium. Siamo arrivati, facciamo il girettino lì attorno alla rotondina. Buongiorno, sono arrivata, ce l'ho fatta, sono un po' in ritardo. Ok, facciamo un po' di là, lo vuoi fare? Facciamo un po' di là. Allora, innanzitutto io ho il problema del cavalletto, perché questo è un cavalletto stronzo. Ok, perfetto. Perché è dritto, lascia la moto molto dritta. Too far, get to run.
magari ce la metto in prima parte. Cos'è che mi blocca la testa? Ok, andiamo, non andiamo, non andiamo, andiamo. Adesso facciamo un girettino sciallettino, perché mi hanno detto di girare sciallamente con le gomme nuove. Tu passa, muoviti, 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 signor. Odio, odio. E lo so che devi andare avanti, però io gradirei anche smuoverle ste gomme. Oh, mamma mia, piegano da sole. Niente a che vedere proprio con le M5. Niente, devo fare un po' di stradettina tranquilla, perché appunto mi ha detto che queste scivolano un bordello per i primi 100 km. Ma questo me l'avevano già detto, mi avevano già avvertita tutti di questa cosa. Quindi non lo so, probabilmente vi annoierete tremendamente a vedermi andare, perché vado piano. Ma anche sul dritto mi hanno detto che scivolano, quindi devo... Perché ho 80 km di autonomia io? Cioè, sono all'asciutto? Ma che cazzo? Mio padre non mi ha fatto benzina. Vabbè, fa niente. Ho 80... Tanto ho il tempo giusto giusto per farne 20, non di più. Niente ragazzi, io le mie impressioni su queste M7 ovviamente oggi non ve le posso dare. Oggi abbiamo effettuato appunto questo cambio gomme perché andava fatto. Mamma mia, che spettacolo. E mi viene già voglia di piegare, aiuto. No, no, devi andare piano, Vale, devi andare piano. Devi rodare le gomme, devi andare piano. Che palle! Comunque. No, mi sembrano abbastanza stabili così. Da sentire sono abbastanza stabili, vanno giù bene in piega, però più di così non vi posso dire. Anche perché sto andando a 50 all'ora, ando cacchio, voglio piegare, non lo so. Questo qua veramente davanti mi ha rotto i maroni. Però non posso fare numeri, non posso superarlo. Quasi quasi vado a riprendermi le mie gomme vecchie, così potevo fare un po' il cacchio che volevo. Tanto scivolare per scivolare. Niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se siete della zona di Casteggio, dintorni, così, volete spendere almeno una cinquantina di euro meno sulle gommine, che schifo non fanno 50 euro da tenere in tasca, andate da Clastidium a Casteggio, assolutamente, e compratevi le M7 che sono fighe. No, beh, per questo ne riparleremo in un altro episodio ovviamente. E, ciao e meu meu da Happy Bikers. Meu meu, finalmente tornati in moto. Got more than a couple of people going mad, I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine.